Il risultato era praticamente scontato, prevedibile, e alla fine per il Palermo infatti non c'è stato scampo. Nessun miracolo calcistico alla Juventus Stadium, la formazione bianconera ha battuto il Palermo per 4-0 e adesso la zona retrocessione per il Palermo assume sempre contorni più concreti. La vittoria infatti del Frosinone a Verona e quella del Carpi contro il Genoa sabato scorso hanno praticamente portato il Palermo al penultimo posto. Il Palermo adesso non riesce più ad uscire da questo tunnel, la situazione è sempre più critica, una retrocessione praticamente dietro l'angolo. Il Palermo a tratti ha anche cercato di fare male alla Juve, ma se tra i Koski si divora sull'1-0 il gol del possibile pareggio, è davvero impossibile riuscire a fare l'impresa. La Juventus segna con Khedira, smarcato da Pogba. Poi nella ripresa arrivano anche gli altri gol, quello di Pogba che riesce a superare ancora una volta Sorrentino su disattenzione di Lazar, poi Cuadrado, bellissimo il suo gol e infine a fine partita arriva anche il gol di Padoin smarcato da Morata. Inspiegabile anche alcune scelte di Ballardini come quella di tenere fuori Girardino e inserire tra i Koski dal primo minuto, giocatore assolutamente fuori dagli schemi. Anche Vasquez si è un po' perso, ha perso soprattutto convinzione e fiducia e dire che la Juventus non ha nemmeno sfoderato una prestazione perfetta è bastato davvero poco alla squadra bianconera per mettere al tappeto un avversario che ormai ha quasi alzato bandiera bianca e si ritorna in campo mercoledì nel turno infrasettimanale. Il Palermo a porte chiuse giocherà contro l'Atalanta.